chiederete mai dove sono. Sono al Ryogoku Kokugikan, l'arena del sumo storica, a vedere l'evento di wrestling più importante dell'anno, la WrestleMania giapponese. Si chiama DDT Peter Pan 2014, dove combatte il nostro nuovo amico Lady Beard. Combatterà tra poco e ovviamente sono entrato gratis passandomi per stampa. Cioè, in realtà non è andata proprio così, però insomma ho trovato, visto che i biglietti erano tutti sold out e sono riuscito a entrare. Questo posto è famoso per il sumo, è proprio il posto storico a Tokyo, Ryogoku Kokugikan. Tutta la platea in basso non ha i seggiolini, ma ha dei quadrati di moquette dove ti puoi mettere seduto in maniera tradizionale, mentre qui negli anelli superiori ci sono delle normalissime poltroncine, come potete vedere. E comunque è una figata. Ora ci sono dei match di esibizione prima dei main event e vediamo cosa succede. Il primo match è finito e devo dire che questi ci sanno fare veramente. Rispetto allo show della New Japan Pro Wrestling, cioè, sono venute delle cose fighissime. Prima un ciccione di, non so, 150 kg ha fatto un moonsault, cioè una capriola all'indietro dal paletto sopra un altro che però si è scansato prima, roba che non ho mai visto fare. E comunque sono molto tecnici e allo stesso tempo acrobatici. A quanto pare questa DDT, questa federazione che non conoscevo, probabilmente adesso è davvero la numero uno del Giappone. La particolarità di questa federazione è che ci sono un sacco di comedy match e ora in questo momento uno dei, praticamente l'inviato negli spogliatoi, è stato chiamato da uno dei lottatori che aveva la cacaiola e praticamente gli ha detto: sostituiscimi te perché devo cagare, ed è entrato quindi in scena questo commentatore al posto a combattere il death match al posto del lottatore. La cosa buffa è che il nome del commentatore è Nino. E quindi tutto lo stadio sta cantando Nino, Nino. È fantastico. Nino, non so cosa stia succedendo, perché il match sia diventato una gara di calligrafia o di non so che. Ma sentite, il pubblico ha fatto del tipo per Nino. Non
capisco perché ridano, però di sicuro è qualcosa di divertente. Matteo dovevi essere qui. Veramente eccezionale ragazzi, uno degli show di wrestling più belli che ho mai visto dal vivo e veramente veramente bello. Forse un po' troppo comedy wrestling nella prima parte, ma visto che io non conoscevo le storyline non seguendo questa federazione mi poteva anche andare bene. I main event e i due incontri prima sono stati veramente fenomenali, estremi, acrobaticissimi, tecnici, visto delle robe allucinanti, veramente allucinanti. Ora sto uscendo dal Kokugikan, Rio Kokugikan, è stata proprio una bella giornata. Ringrazio Lady Beard che mi ha fatto conoscere di questo evento, ha combattuto, ha fatto il suo debutto, è stato bravo, è stata una parte piccola ma è stato veramente molto bravo e promettente, quindi gli auguro un in bocca al lupo, seguite anche il suo canale e ora vado a cercare qualcosa da mangiare. Ah, mi hanno anche regalato un energy drink, Blackout, cosa posso volere di più?